A distanza di 2 anni dall'ultimo capitolo della serie, Ubisoft ritorna sulla testa dell'onda con un nuovo Far Cry, che ha come obiettivo quello di confermare quanto visto in passato, tenendo fede alle idee principali del franchise e cercando di portare anche qualcosa di suo. Classificare la serie Far Cry nelle sue ultime declinazioni non è un'impresa molto difficile, dato che, soprattutto dal terzo capitolo in poi, possiamo tranquillamente definire la serie come uno sparatutto in prima persona open world, caratterizzato da un cattivo decisamente iconico che attraverso le sue azioni e invettive cercherà di governare il paese nel quale si svolgerà la vicenda, proprio come Joseph Seed, l'antagonista di questo capitolo, con una fede giusto un po' enfatizzata, che ha preso il controllo di Hope County, regione fittizia del Montana. Migliorare la serie non è un'impresa facile, soprattutto tenendo invariate le principali meccaniche. Vediamo insieme, dunque, se Ubisoft sarà riuscita nel suo intento. Niente più Kirat o Isole Sperdute, in Far Cry 5 ci ritroveremo ad andare in giro in 3 diverse regioni di Hope County, in ognuna delle quali un membro della famiglia Seed farà valere le proprie idee ed ideali, seminando terrore in tutto il territorio americano con un'unica fede, l'Eden's Gate. A capo di questo culto, inizialmente snobbato e tralasciato dagli abitanti del Montana, ci sarà il padre, Joseph Seed, che, a suon di torture e idee malsane, ha praticamente preso il comando del paese, facendosi da pioniere di questo nuovo culto che vede nel sacrificio l'unico modo per espiare i propri peccati. Ovviamente la famiglia Seed deve essere fermata e gli abitanti del Montana devono essere salvati, ed è questo che dovremo fare nel corso della nostra avventura, nella quale impersoneremo il vice, un semplice vice sceriffo poco conosciuto che, insieme ad alcuni colleghi, si recherà nella base del padre per metterlo dietro le sbarre. Non tutto però andrà per il meglio e l'elicottero precipiterà sotto i colpi degli Edeniti, costringendoci a fuggire mentre i nostri compagni saranno rapiti e dislocati nelle 3 regioni. Ed è così che inizierà la nostra storia alle redini della Resistenza, che ci porterà dapprima a liberare le 3 partizioni del Montana e poi a vedercela tu per tu con il padre. La progressione del gioco è abbastanza lineare. Dovremo infatti guadagnare i punti resistenza per completare l'apposita barra suddivisa in 3 livelli e, al raggiungimento di ognuno di questi, sbloccheremo una nuova sequenza con il luogotenente della regione, John, Jacob o Fate, nella quale verremo rapiti e riusciremo sempre a fuggire in modo abbastanza rocambolesco, spesso con alcune conseguenze soprattutto negli scontri finali. Dovremo dunque liberare la città aiutando i cittadini, salvandoli dalle personalità dell'Eden's Gate, con la possibilità di incontrare amicizie importanti nella nostra avventura, che potremo poi sfruttare nella guerra al culto dei Seed, richiamandoli ogni qualvolta ne avremo bisogno. Nel complesso, Ubisoft in questo nuovo capitolo della serie si è concentrata di più sulla varietà delle missioni che ci verranno proposte. Infatti, i cittadini ci affibbieranno i più disparati incarichi, andando dai classici avamposti da liberare al ritrovamento di determinate aree furtive o veicoli speciali, dalla caccia degli animali alla pesca. Purtroppo però la presenza di così tante missioni, in totale circa 150 tra principali e secondarie, spezzettano forse un po' troppo la linea narrativa, che non riesce a trovare continuità dato che vi ritroverete spesso a dover prendere parte a più quest per ottenere i punti di resistenza adeguati, al fine di affrontare i luogotenenti e poi Joseph Seed. Anche se stiamo parlando di un nuovo capitolo della serie, Far Cry 5 mantiene i crismi dettati dai suoi predecessori, riprendendo in toto lo stile di gioco e le possibilità offerte all'utente, con scontri a fuoco all'ordine del giorno e una marea di nemici da sconfiggere nella maggior parte delle missioni. Rispetto al suo predecessore, questo capitolo cerca di apportare qualche modifica soprattutto grazie all'introduzione dei mercenari, che sono il vero e proprio punto a favore del gioco, rendendo un gameplay, in alcune occasioni abbastanza ripetitivo, decisamente più variegato, con molteplici approcci a seconda della nostra spalla scelta in quel momento. Potremo scegliere tra 9 differenti aiutanti, caratterizzati ognuno dalla propria abilità peculiare e modo di combattere. Per esempio potremo aver bisogno di un tank come l'orso Cheeseburger, oppure dei maestri del volo come Nick Rai o Adelaide Dravon, senza dimenticare Jess Black e Grace Armstrong, utili per gli attacchi a distanza. Ognuno dei mercenari presenti ci consentirà di cambiare stile di gioco e affrontare le missioni in diversi modi. Per esempio potremo stare nell'ombra cogliendo di sorpresa gli avversari, oppure potremo aprire il fuoco in aspri faccia a faccia. Ovviamente in tutto ciò avremo a disposizione un vasto arsenale con armi a distanza come cecchini, pistole, fucili e così via, con l'aggiunta dell'ormai sempre presente arco, oltre che diversi oggetti contendenti e altri da lancio con tanto di esplosivi. Insomma, ce ne sarà davvero per tutti i gusti. Così come le armi, poi potremo anche scegliere tra molti tipi di veicoli per muoverci nelle regioni del Montana, uccidendo nemici, completando le varie missioni assegnataci e trovando appositi giornali, guadagneremo anche punti utili per sbloccare i cosiddetti tratti, ossia le diverse abilità del protagonista, che saranno suddivise in 5 rami,
che ci consentiranno di personalizzare ancora di più la nostra esperienza di gioco, sbloccando nuove feature, oppure rendendo i nostri movimenti più silenziosi o ancora andare a velocizzare il recupero dei mercenari. Ciò detto, bisogna notare come alcuni dei problemi della saga siano rimasti invariati, come per esempio la difficoltà nell'IA nel risultare credibile, dato che spesso i nemici saranno facilmente aggirabili. Inoltre anche i compagni a volte faranno cilecca con i bersagli e si faranno scoprire dagli diniti andando senza motivo in mezzo al luogo dello scontro. Il Montana è decisamente uno dei luoghi più evocativi rappresentati nel corso degli anni della serie Far Cry. La regione di Hope County, infatti, è decisamente unica nel suo genere, e con la tripartizione del territorio in Holland Valley, Whitetail Mountains e Envine River riesce a conferire molta varietà all'ambientazione, anche grazie ad un sempre più perfezionato Dune Engine, che fa il suo lavoro dandoci degli scenari in alcuni casi mozzafiato. La resa è infatti ottima, soprattutto quando si guarda da un punto elevato la vastità del mondo che ci circonda, e magari si spicca al volo con la propria tutelare andando in picchiata verso un fiumiciattolo per provare un atterraggio di fortuna. Degna di lode è anche la vegetazione, che spesso riesce a riempire lo schermo dando proprio la sensazione di essere nelle terre americane, a differenza dei modelli dei personaggi, in particolar modo dei nemici, che tendono a ripetersi un po' troppo nel corso dell'avventura. Per quanto riguarda invece il lato tecnico del titolo, non abbiamo riscontrato particolari problemi con la presenza solo di qualche sporadico calo di frame qua e là, soprattutto nelle fasi più concitate degli scontri oppure in fase di guida. Il sonoro, infine, risulta decisamente eccellente, sia dal lato della colonna sonora, che vede tra le sue file anche i mitici Creedence Clearwater Revival, gli iconici Clash e gli ottimi Black Keys, sia dal punto di vista del doppiaggio, che risulta a livelli altissimi. Far Cry 5 irrompe nel mercato con ottimi propositi, cercando di mantenere i dettami classici della serie, ma portando anche qualche cosa in più sotto l'aspetto del gameplay, grazie all'introduzione dei mercenari, tramite i quali le possibilità di approccio per le varie missioni aumentano decisamente. Se siete appassionati della serie targata Ubisoft, non potete fare a meno di questo capitolo, caratterizzato da un'ambientazione decisamente ispirata e un gruppo di villain con livelli di follia simili, se non superiori, a quelli di Vaas del terzo episodio della serie. Purtroppo però, alcuni problemi storici della saga persistono, come per esempio l'IA che non riesce mai a fare quel salto di qualità, così come una certa ripetitività di fondo e qualche problema nel ritmo della narrazione. Proprio per questo Far Cry 5 non riesce ad eccellere, anche se il suo valore rimane indiscutibile.